appunto vogliamo anche seguire le problematiche della, della zona inerente appunto a Porta Romana. E abbiamo appunto qua come ospite il signor Andrea Pastore, che ci argomenterà un po' sulla situazione, ci dirà anche delle problematiche appunto inerenti all'oggetto. In primis però vorrei lasciare un attimo la parola al presidente Paolo Bassi, che ci argomenterà un po' sulla situazione. Sta cambiando gli accenti adesso. Non ho detto marzo, eh. Vai, vai, parla. C'è una tecnica apertura della, della commissione, poi vi lascio lavorare come di consueto in, in tutta calma. Per due motivi. Uno è personale, conosco Andrea da tanti anni, siamo stati anche colleghi qua in, cioè, in vecchio consiglio di zona qualche decennio fa. Cioè, per lui è un ritorno in banchi che l'hanno visto protagonista. Ci siamo sentiti spesso in, in questi mesi per problematiche che riguardano la questione commercio. C'è presente, sta parlando. In un'area che come sapete è confine fra i municipi, ma ci riguarda per una buona fetta. E in particolare, poi vi racconterà meglio lui nei dettagli, ci sono stati parecchi problemi con, chiamiamolo commercio ambulante, se, se possiamo utilizzare questo, questo termine. Se, come presumo, siete passati da Piazza Medaglie d'Oro, avete visto che nel corso degli anni sono andate a sommarsi tutta una serie di attività temporanee piuttosto impattanti sulla, sulla realtà della, della piazza, anche con una serie di abusi o comunque di irregolarità che con una serie di segnalazioni fatte alla, agli assessorati del settore, poi nelle settimane passate ci sono stati una serie di controlli e di interventi da parte della, della polizia locale che hanno, diciamo, sistemato la situazione, che però come sempre in, avviene in queste circostanze il problema poi torna a ripresentarsi non troppo tempo dopo l'intervento, l'intervento da parte della, delle autorità. Quindi valeva la pena mettere, iniziare a, a aprire un ragionamento e innanzitutto farlo diventare un tema di interesse della, del nostro consiglio. Due, provare a fare un ragionamento con una certa prospettiva, visto che comunque la, stiamo parlando di una zona molto bella, commercialmente estremamente appetibile, e diciamo insomma un po' il, le punte di diamante, anche perché tra le zone più centrali della, del municipio, secondo me vale la pena fare un ragionamento che magari ci occupi anche più sedute, non solo sulla problemi legati al, al commercio in senso stretto, quanto proprio a magari una rivisitazione della, della, di Piazza Medaglie d'Oro e strade limitrofe, che potrebbe essere interessante. Chiudo con un altro accenno sul fatto che è importante avere dei, dei riferimenti. Prima con Andrea osservavamo che rispetto al passato è sempre più complesso avere degli interlocutori nel mondo della, del commercio, perché la, i cambiamenti che ci sono stati nella, nelle realtà commerciali, sempre meno negozi vecchio stile, sempre più catene, hanno influito negativamente sulla, sull'interesse da parte di questa realtà ad avere della, un'interlocuzione con la pubblica amministrazione. E poi anche il venir meno della, di molte associazioni commercianti che in passato c'erano ed erano forte ha, ha contribuito anche quello magari a, a scavare un solco tra municipio, comunque tra pubblica amministrazione e commercianti.
In questo caso invece c'è un interesse da parte di alcuni di questi, ma vogliamo insomma essere il più possibile vicini. Grazie Presidente, adesso io lascerei la parola al signor Pasquale. Grazie Presidente. Grazie mille. Allora, intanto mi fa piacere essere tornato su questo banco che, come diceva il Presidente, mi ha visto protagonista per lunghe battaglie. La differenza tra la commissione di questa sera e le commissioni che presiedevo io, per esempio, è che io conosco perfettamente quelle che sono le possibilità del municipio, quelli che sono i limiti e quelle che sono invece le strade che si possono percorrere per lavorare tutti insieme. Ho sempre ritenuto che la politica, soprattutto quella dei municipi, per cui delle vecchie zone, dovesse essere il primo gradino istituzionale da percorrere per cercare di raggiungere dei risultati. E noi a voi ci siamo rivolti, in primis al Presidente, a cui ho mandato fotografie e disagi che noi viviamo quotidianamente, e che lui gentilmente ha recepito e inviato ai settori di competenza, tanto che alcuni interventi ci sono già stati. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Porta Romana. Io alla fine degli anni 90 creai con degli amici nella zona un'associazione che si chiamava Milano 2000. Milano 2000 voleva essere l'associazione che portava l'Italia per il centro di Milano nella vita reale della nostra città. E qual era il passaggio? Il passaggio era Corso Lodi, perché la A1 arriva diretta in Corvento, e la prima piazza storica di un certo livello che si riesce a incontrare nella nostra città è Porta Romana, una piazza che ha una sua storicità, che è difesa dalle belle arti, per cui non dobbiamo stare a raccontarcela, ma è anche una di quelle piazze che oggi forse qualcuno mi perdonerà, ma sono più abbandonate, sono più simili alle periferie delle città, anche di Milano purtroppo, o di Roma, o di Firenze, o di Napoli, cioè sono quelle situazioni storiche importanti che oggi non hanno più nessun tipo di valorizzazione. Creano disaffezione da parte dei cittadini, logicamente, per come vengono gestite, e creano anche grossi problemi. Corso Lodi ha, oltre ad avere questa piazza bellissima in testa, una vocazione commerciale molto importante, perché se voi fate caso, il primo tratto che va da Porta Romana fino a Piazza del Lodi è in realtà un centro commerciale all'aperto, uno dei pochissimi rimasti in tutta la città, perché se voi percorrete Corso Buenos Aires, che è la seconda o la terza via commerciale al mondo per lunghezza e numero di punti luce, in realtà vi presenta negozi tutti della stessa tipologia. Se voi fate un giro in Corso Lodi vi renderete conto che c'è una diversificazione massiva e eccezionale, cosa che non esiste da nessun'altra parte, la trovate all'interno di un centro commerciale, forse, perché forse mancano i piccoli artigiani che noi abbiamo. Allora, questa vocazione commerciale andrebbe in qualche modo valorizzata, e a chi altri devo dirlo se non a voi? Mi sembra la cosa migliore. Allora, come si valorizza una locazione commerciale e come si rende importante una piazza storica in una città come Milano? Semplicemente facendo alcune operazioni che costano poco denaro, ma ridanno una qualità estetica importante che oggi manca assolutamente. Nei vari passaggi che ci sono stati in questi anni, cioè il volere di tutti gli assessori che hanno portato le biciclette, ci hanno portato il car sharing, ci hanno portato l'Expo, tutto è stato concentrato in Porta Romana. Noi abbiamo la colonnina per l'Expo, abbiamo le biciclette, abbiamo il car sharing, abbiamo l'Enjoy, quei quattro posti di righe blu che c'erano e che potevano servire anche ai clienti che arrivano e che godono della struttura commerciale del corso, oggi sono occupati perché noi abbiamo soltanto quattro posti macchina su righe blu, il resto sono cascieri, biciclette, tutto hanno messo in questa zona di Corso Lodi e in Porta Romana, per poi mettere le rastrelliere,
per le biciclette che hanno chiuso gli ingressi della metropolitana praticamente, per cui abbiamo fatto nel corso degli anni una bella aiuola in muratura con un olivo all'interno, bellissima, tenuta bene, gestita dai negozi che ci sono lì vicino, senza avere nessun tipo di sponsorizzazione, però fanno in modo che l'acqua non manchi mai, che ci siano i fiori in primavera, tutto quanto. Poi arriva un operaio del comune e piazza quattro rastrelliere per biciclette che distruggono quella che è la qualità estetica. Ma perché quando si fa un lavoro non si pensa anche che è più aggradante vedere qualcosa di armonico e non serve concentrare tutto in un punto per far vedere che è stato fatto? Dobbiamo cominciare a ragionare su questo. Bancarelle. Alcune non sono abusive, altre sono abusive. Noi abbiamo il corso purtroppo diviso in due settori, il municipio 4 e il municipio 5. E infatti io parlavo col presidente prima, vorrei che questa commissione fosse prodromica ad una conferenza di servizi che veda magari riuniti i settori principali interessati a quello che andrò a dire e i due municipi. Questo porterebbe a diversificare un pochino e a amplificare quello che è l'interesse dell'argomento, perché io non mi vorrei fermare al fatto che la mia lamentela è su delle bancarelle abusive o non abusive. Io ho mandato delle fotografie che penso abbiate visto o comunque al presidente, e ne ho altre che ho fatto anche oggi, perché la cosa si ripresenta giorno per giorno. Noi abbiamo sul lato della zona 5 una bancarella che dovrebbe avere 8 metri quadrati di superficie, che è mediamente di 30-35, un furgoncino piazzato sulla piazza, un furgoncino piazzato sull'ingresso del controviale. Assieme al furgoncino piazzato sull'ingresso del controviale ci sono due mezzi, di cui ho fotografie e targhe, che sono fermi da anni. Perché sono fermi da anni? Perché solitamente, oltre alla bancarella di 30 metri che dovrebbe averne 8, per cui sarebbe non lesiva di quella che è l'immagine urbanistica della piazza, ne arriva sempre un'altra che fa giustamente magazzino, è inutile portarsi la roba. Abbiamo due bei mezzi piazzati nel controviale dove non potrebbero stare, per una questione di sicurezza, perché c'è un passo carraio prospiciente, perché sono su una curva, per cui ci sono tre violazioni del codice stradale, scusate questa definizione professionale, sono stato assessore ai trasporti e al traffico per 10 anni, per cui qualcosa mi salta all'occhio. Bene, è da 4 anni che sono ferme, immobili in quella posizione. Ditemi se noi possiamo avere fiducia nel rapporto istituzionale, per esempio con la vigilanza municipale, con la polizia municipale. Dove sono? Allora, dalla parte opposta abbiamo le situazioni classiche del frutta e verdura che viene una volta perché lega la sua attività a quella che è una forma di beneficenza per i carcerati, piuttosto che non si sa quale associazione, però qualche anno fa veniva una volta al mese, adesso è fisso tutti i giorni perché logicamente Porta Romana rende ed sono fissi. Di fronte a lui c'è un'altra bancarella abusiva, sulla piazza ne nasce un'altra. È inutile che io vi racconti che cosa vendono, cosa fanno, se sono abusivi, se non sono abusivi. Cioè, il senso è, quando si arriva in Consolidi e si incontra Porta Romana, non si vede Porta Romana, ma si vede un disastro. È una rumenta, spazzatura, tradotto in italiano. È una cosa impressionante. Allora, quello che chiediamo è di fare degli interventi precisi che sono già stati fatti, perché la polizia municipale è venuta, è successo anche un mezzo disastro, Digos, tutto quanto, e hanno cercato di tamponare e risolvere. Però tamponare e risolvere sono due cose differenti. Questi tamponano perché ogni volta che vengono poi per un'ora è tutto tranquillo, il giorno dopo tornano. Perché voi sapete benissimo come funziona oggi il discorso degli ambulanti, la PECA, le protezioni che hanno a livello comunale. Non si è mai riuscito a fare nulla, per cui credo che non riusciremo a fare nulla neanche noi questa sera, perché non abbiamo il potere per farlo. Ma neanche quando lei era presidente di commissione? Non c'erano. No. Piazzale Lodi non c'erano? Non c'erano. No. Non c'erano quelli che sono nati recentemente. Io penso che lei sappia che il tessuto commerciale della città è molto cambiato negli ultimi 10 anni. Penso che lei sappia che molti extracomunitari o bancarelle
di mercanzia cinese, tutto quanto non esistevano, non erano una problematica nostra. Noi chiedevamo. Però è una commissione di critica, cioè adesso interrompo, scusi. No, io volevo capire il ruolo, cioè non ho capito il signore che ruolo ha, è un commerciante. Allora, mi fa piacere questo intervento politico, sono molto abituato agli interventi politici perché faccio politica da 25 anni, però mi sembra fuori luogo, mi scusi, lei sta parlando con un cittadino e non con un politico, non la metta sulla politica, io le sto dicendo esattamente quelle che sono le problematiche. Se lei poi non crede o ritiene che queste non siano problematiche, è affar suo. Credo perché non ho le fette di salame, le vedo anch'io. Allora, lei sappia che io non sto criticando lei in quanto politico, anzi, io sono molto vicino a lei in quanto politico, perché so che lei è l'unica persona che può aiutarmi a risolvere il problema. E siccome era mio sistema lavorare in questo modo, io credo che per risolvere questo problema ci debba essere una forte sinergia tra lei politica e me cittadino in questo caso. Non la prenda come una critica, la prego, non voglio criticarla. Cioè non sto dicendo che l'amministrazione Albertini funzionava, l'amministrazione Moratti era ancora più bella, poi è arrivato Pisapia e sale ed è successo un disastro. Sarebbe successo anche con Albertini e anche con la Moratti, perché è cambiato il tessuto commerciale, è cambiato tutto il mondo, senti pure se non cambia porta romana. Allora, non voglio farne un problema rosso, un problema nero, un problema verde, un problema bianco, voglio che sia un problema. E poi sono tutti i colori che devono interessarsi al problema, non il contrario. Mi creda, non è il mio intento venire qui a sparare a zero sulla gente. Io credo che ci sono consiglieri qui che hanno vissuto o vivono vicino a Porta Romana o ci passano tutti i giorni. Penso che possano capire quello che sto dicendo. Cioè, se voi passate sul lato dei numeri dispari di Corso Lodi alle 3 del pomeriggio, alle 10 di mattina, vi rendete conto che quella piazza non è una piazza, è diventato un magazzino, c'è dentro tutto l'impossibile. Cerchiamo di fare qualcosa. Allora, gli interventi quali sono? Va bene, la Polizia Municipale, io penso che possiamo mandarla 100 volte e 100 volte risolviamo per 3 ore e il giorno dopo avremo ancora le bancarelle. Lì bisogna fare un intervento strutturale, indubbiamente. Ci sono due modi per fare degli interventi strutturali, interventi di una certa pesantezza sia economica che di impatto visivo, oppure interventi d'urgenza. Interventi d'urgenza sono facilissimi, 4 colonnine, 2 catene, si smontano due rastrelliere, si portano dall'altra parte, con le due rastrelliere messe dall'altra parte si evita che si metta una bancarella perché ci saranno le biciclette, non ce ne saranno 500 di qui, ma ce ne saranno 300 e 200, ho allargato i numeri, in realtà saranno 20 e 10, però la rastrelliera che sono 4 bulloni viene portata di là, evita una bancarella di mettersi e da questa parte ci sarà meno confusione. Poi con delle catene attorno alla piazza che già ci sono, basta solo allungarle con 4 paletti, basta, abbiamo risolto, i furgoni non salgono, se ci sarà la bancarella un po' più grande arriverà la Polizia Municipale e gliela farà stringere, però non avremo, io se vuole le faccio vedere le foto che ho scattato oggi, se dopo se si avvicina vengo lì io, quando ho smesso di parlare gliele faccio vedere, le faccio vedere esattamente qual è la situazione. Noi abbiamo 2 o 3 furgoni posteggiati sulla piazza. Quindi le multe non saranno niente, fanno le multe. Ma lì non passa nessuno a darle, perché... Ma siccome c'è da passare eventualmente, perché ci sono sempre tutti i giorni, se viene la Polizia Municipale passa una macchina della Polizia Municipale si dovrebbe fermare e finisce quello che stiamo facendo noi. Una volta va 2 mesi, anche tutti i giorni ci sono multe che la gente deve pagare, i commercianti devono pagare. Scusate. Grazie. Facciamo finire. Io lascerei a voi il dibattito, perché chiaramente siete voi che dovete risolvere. Io posso solo dire che cosa sto soffrendo, poi gli altri commercianti. Scusate, scusate, finiamo qua, poi facciamo le domande un po' tutti insieme, così almeno capiamo anche sulla l'intervento primario che chiedo io è di cercare di arginare il problema, per cui cercare di chiuderla questa piazza con delle catene. Ci sono già in via Botta, appena si entra si vedono, in via Muratore appena si entra si vedono, sì, i paletti, che una volta c'erano, adesso non ci sono più, basta rimetterli, mettere le catene, i camioncini non potranno più salire, per cui un camioncino per strada lo si accetta, 3 danno fastidio, la prima macchina dei vigili che passa lo nota,
sulla piazza invece se ne fregano, perché con questa qua. Lì c'è anche l'ascensore per i disabili che porta alla metropolitana, ma c'è il furgone sempre di fronte, per cui il disabile non so neanche come faccia a passare, già c'è una restringhiera, cioè non vorrei avere una pezzella in questo caso. La seconda possibilità è che una conferenza di servizi studi tutta la piazza, ma questo so che è un problema un pochino più grosso, ci vogliono anni forse, però se mai si comincia mai si arriva a studiare la piazza, la viabilità, io so che ne avevamo già parlato ai tempi, ci sono mille problematiche, zona 1, zona 5, zona 4, adesso si chiamano municipi, però sono sempre tre realtà che si incrociano su quella benedetta piazza, per cui è una cosa da portare avanti con passione, bisognerebbe trovare qualcuno che ha la passione di dire il giorno che vado via ho lasciato un bel ricordo. Succede, Tomellini, abbiamo lasciato un bel ricordo all'Alessandrini o no? Bellissimo mi sembra. Fatelo anche voi su Porta Romana, dai, io vi invito, faccio il promoter in questo momento, marketing commerciale, metteteci l'anima e risolveteci il problema di Porta Romana, però prima tamponiamo con quello che si può fare. Lascio la parola ad altri, se no parlo su te. Andrea, scusa, voleva vedere delle foto? Sì, certo. Volevamo chiedere appunto se volevate parlare appunto... Lui ce la presenta. Volete dire qualcosa o lascio la parola ai consigli? Sì. Siete dei commercianti? Prendete le parole intanto, poi lascio la parola ai consiglieri. Volevo dire due cosine. Allora, in base a tutto questo... dall'intervento, noi conosciamo chiaramente la piazza, ce la frequentiamo, scendo col tram regolarmente lì, quindi so bene di cosa sta parlando. Quindi l'unico problema secondo voi in questo momento è la presenza delle bancarelle che hanno, diciamo, debordato rispetto a quello che è previsto. Ok, questo è le bancarelle e il disordine. Cerchiamo di inquadrare i problemi, no? Allora, qual è la richiesta? La richiesta è di mettere a norma degli ambulanti che gli sono previsti, o no? Io non ho capito questa cosa, nel senso, questa sera avrei gradito avere qua qualcuno della nonaria che ci spiegava perché non intervengono, perché non possono fare niente, oppure vogliono fare qualcosa, oppure quelle persone lì ci possono stare, o se ci voleva anche la versione dei responsabili a tenere sotto controllo questa situazione, secondo me, perché lei ha detto a un certo punto in un passaggio un po' imbarazzante che c'è connivenza tra ambulanti abusivi e forze dell'ordine preposte al controllo. No, l'ha detto, ha detto che inutile, me lo sono scritto, guarda, ce l'ho qua la citazione. Allora, no, scusate, mi fate finire. Posso dire una cosa sola? No, mi fa finire e poi dice quello che vuole. Sto dicendo, quando lei ha detto che evidentemente non c'è molta volontà di intervenire, che si conosce l'atteggiamento di tutela e protezione di questi ambulanti e quindi non c'è tanta volontà di intervenire. E io su questo vorrei capire di più, perché questo è il nodo allora, perché se quelli non devono star lì, chi deve controllare e mandarli via deve operare, deve intervenire, se non è che c'è tanto da discutere, se invece ci possono stare è un altro discorso, quindi io vorrei veramente che ci fossero i responsabili che ci diano la loro versione. E così quindi a cascata si studiano delle soluzioni, come spostare le rastrelliere o meno, ma il punto di partenza è chi ci può stare e se non ci può stare. Ad esempio in Piazza Corvetto c'è tutti i giorni, ne abbiamo parlato anche in consiglio in una commissione, c'è tutti i giorni una bancarella di una fantomatica associazione che vende la frutta. Sono okay. Incarcerati. Ne abbiamo parlato, no? Anche il medaglio d'oro. Allora, questi qua ci possono stare, non ci possono stare, abbiamo delle risposte ufficiali, si è indagato, ma non noi, chiaramente, le forze preposte. Sono tutte situazioni da andare a indagare in modo serio, no? Io capisco il problema,
e anche a me dà fastidio che ci siano delle bancarelle che vendono cineserie, mutande e porta PD, porta iPhone, PD, sì, no, PD. Pad, eccetera. Quella si faccia fastidio la mente. Allora il problema è capire qua, se ci possa essere un lapso, se sono così autorizzati a star lì è un discorso, se non lo sono è un altro, come tanto a me lo suffragio, tanto a me il suffragio è la stessa cosa, quindi cerchiamo di capire questa cosa, perché non c'è nessuno che ci dà una risposta, qui c'è solamente persone giustamente che dicono la loro, ma non c'è la controparte. Io che non sono, però mi scusi, qui c'è, ci sono degli eletti. Lei si è messo lì con una sorta di atteggiamento di gestione della commissione che non è molto. No, questo non sta giudicando, scusa. Io sto dicendo quello che penso io. Quello che penso io. Questo, okay? Queste sono delle osservazioni di carattere personale che non. Celestino, sto luogo. Dicendo che io mi sento sono un po' prevaricata da una persona che non che è lì e che ci sta insegnando quello che dovremmo fare. Non sta chiedendo, certo, dovete fare così. Una richiesta, ho detto che io comprendo, giusto? Sembra di aver capito, ma non stai segnando niente. Allora, direi che per i controlli sulla lunare eccetera faccio rispondere un attimo al presidente Paolo Bassi, perché appunto vi spiega determinate. Allora, fare il punto, il questa sera, come ho detto in apertura, era quella di iniziare a parlare di quest'area sotto i problemi che sotto le questioni che sono state ricordate. Non partiamo da zero, come ho detto all'inizio, proprio perché qualcosa siamo già riusciti a fare e sono le cose che Andrea Pastore ricordava prima. Non sono interventi esaustivi, ovviamente. Se possiamo proseguire sulla stessa lunghezza d'onda, no? Si mette da parte il materiale sul problema, si richiede l'intervento. Evidentemente, se l'intervento viene fatto, vuol dire che c'era del materiale, cioè quanto è stato segnalato non erano visioni o voli pianistici o prese di posizione così strampalate, effettivamente c'erano dei motivi seri sui quali intervenire. Discorso altro è quello di cercare di immaginare qualcosa di un po' più definitivo. Secondo me il aprire una riflessione su una riorganizzazione della piazza che possa conferire un po' più di bellezza, passatemi il termine, di ordine, è vantaggio di tutti. Penso sia un intervento auspicabile, che non va a togliere nulla anche al commercio ambulante, che se organizzato bene può essere un plus, se invece è disordinato, fatto è, invece è un danno a tutti. Questo è lo spirito. Il fatto che non ci sia un funzionario della nonaria è per i soliti problemi che penso ormai conosciate bene di gestione della polizia locale, per cui finché il vostro assessore non ci darà la possibilità di avere un rapporto normale con la polizia locale. C'è stato mandato ai tempi una lettera. No. Quindi oggi non l'abbiamo convocato perché c'è stato detto a caratteri cubitali di esattamente che non ha la cioè è arrivata una lettera al municipio esattamente qualche mese fa che praticamente la polizia locale, se volete ve la giro, visto che le richieste da parte dei municipi sono notevoli, quindi era evitabile, o ci dobbiamo coordinare con gli altri municipi, ma ragazzi, ve l'ho ripetuto anche in un'altra commissione, coordinarci alle 6:30 tutti i municipi mi sembra un po' assurdo, e ci è stato risposto così. Quindi vi dico, abbiamo chiesto parecchie volte via mail qualcuno. Scusa Presidente, lascio la parola all'assessore. Sì, grazie. Possiamo, ti interrompo un secondo prima di farti partire.
Possiamo avere anche noi la mail in cui... Certo, certo, assolutissimamente. Grazie. Ma anche la documentazione delle foto che ha fatto presente Andrea, anche per avere materiali. Io vorrei, allora, innanzitutto vorrei ringraziare il pastore che è commerciante di Corso Lodi, molti lo conoscono insomma per il suo negozio, è un negozio che da tantissimi anni opera sul settore, e tutti gli altri commercianti che oggi sono intervenuti. Io innanzitutto vorrei fare una riflessione, se mi permettete, perché secondo me quello che viene, che emerge dalle osservazioni di chi giorno dopo giorno è proprio sulle strade del nostro quartiere come i commercianti, ha un valore assolutamente oggettivo rispetto a quanto può invece un consiglio come il nostro, che è chiuso tra quattro mura, interpretare. E proprio la totalità, cioè il fatto di stare tutto il giorno in un luogo a esercitare la propria attività commerciale, ti permette di avere quella visione, che è una visione che dà elemento anche di particolare interesse per l'amministrazione, perché se non mi interessa io... Okay. Partecipiamo insieme al... Abbiamo lì, ho dovuto via lì prima, poi tra... parla sempre tu qui, E come vi dicevo, questa cosa, sulla piazza, su piazza Medaglie d'Oro, in particolare diciamo davanti il Corso Lodi Civico 1, perché il pastore mi sembra che quella sia lo spazio dove si è creato un po' di confusione negli ultimi anni. Diciamo che c'è una storia, perché negli ultimi anni quello spazio dove c'è l'ulivo è stata utilizzata per volontà dell'amministrazione e anche per volontà di questo consiglio di zona all'epoca, con una destinazione che era una destinazione anche sperimentale, se vogliamo, come ad esempio la rastrelliera. Il bike sharing, la rastrelliera, poi è stato messo una sorta di monitor, no? Che penso totem, che adesso sia un totem, che adesso è guasto, non funziona neanche più. C'era lì una postazione wifi gratuita con la possibilità di caricare, no, adesso non c'è più la carica delle batterie. Postazione digitale si chiamava. Postazione digitale, però prima c'era addirittura la presa, no? Per caricare il cellulare. La corrente c'è. C'è la corrente ma non c'è la presa. No, no. Caricano i cellulari. Sì, c'è. Io ho visto, mi ricordo questo inverno che non c'erano i cavi, ma erano coperti. Posso firmartelo che c'è ancora. Allora è ancora lì. Comunque no, poi tornerò magari anche a vederla e fotografarla. Però questa destinazione probabilmente, creando quella che è una grossa confusione, perché c'è disordine in effetti, è stata una destinazione fallimentare. Cioè noi abbiamo già oggi una storicità dell'utilizzo di quello spazio e abbiamo capito che utilizzare quello spazio con questo tipo di tecnologia, questo tipo di servizio al cittadino e anche semplicemente con delle rastrelliere crea più confusione che altro. Spesso e volentieri anch'io passo di lì per lavoro, perché lavoro lì vicino, e vedo che non solo ci sono le rastrelliere molto piene, questo è il minore dei mali, perché finché viene messa una struttura e viene utilizzata, per carità, può essere una scelta sbagliata, però viene utilizzata, ma vengono parcheggiate più biciclette, più motorini, sempre sulla stessa area, con la scusa, tra virgolette, di avere la rastrelliera lì. Quindi secondo me, come primo punto da cui partire per quanto riguarda l'arredo urbano, cioè il modo di contrastare questo disordine, è la richiesta di posizionare in modo diverso, trovare una collocazione diversa per quella rastrelliera e per quei servizi che in quel luogo hanno poco a che, insomma, hanno secondo me poco interesse per la cittadinanza in generale. Io tra l'altro in particolare parto spesso da Piazza San Luigi, mi faccio la passeggiata a piedi di notte, arrivo fino alla sera, verso le 10 di sera arrivo fino in Medaglie d'Oro, arrivo lì e mi voglio sedere sulla panchina. Praticamente impossibile, perché quella panchina è sempre occupata da gente lì col cellulare, è ferma e spesso e volentieri dormono anche lì, stanno anche lì in bivacca. Allora, secondo me, ecco, un intervento di questo tipo è assolutamente auspicabile. Poi invito, nella qualità delle deleghe che mi sono state conferite dal Presidente, da questo Consiglio, anche i commercianti nel pensare a come utilizzare anche durante il weekend o nelle situazioni che possono essere diciamo, coordinate con la vostra attività commerciale, anche delle manifestazioni che possono valorizzare in modo culturale magari la zona. Ad esempio mi parlava Andrea qualche mese fa di una mostra fotografica storica del quartiere, e questa sarebbe una cosa molto interessante che potremmo fare insieme. Quindi assolutamente dato nostro, lato municipio, lato giunta del nostro municipio, siamo assolutamente aperti a delle proposte che possono magari accompagnarci anche direttamente quest'estate con delle iniziative culturali per valorizzare l'area,
e sicuramente nel creare insieme un percorso che possa poi valorizzare tutta la piazza, anche quella del Municipio 5. Do un ultimo elemento di riflessione: nei giorni scorsi ho incontrato il Politecnico per una questione che in queste ultime settimane mi sta molto impegnando, che è quella degli scali ferroviari, perché qui stiamo affrontando appunto il percorso. Il 24, vi anticipo, ci sarà, e poi andremo in giro alla località, ci sarà una manifestazione proprio sugli scali, alla presenza sia del Politecnico che delle Ferrovie, del Consiglio Comunale e del Municipio appunto su questo tema. E incontrando il Politecnico abbiamo appunto pensato di concentrarci su alcune aree che limitrofe agli scali, ma alcune aree, alcuni quartieri che possono essere valorizzati. Come? Aprendo magari un percorso di collegamento con il Politecnico e con una sorta di concorso, no, di idee tra architetti, che possono essere architetti del Politecnico, anche architetti liberi professionisti della nostra città, che possono darci delle idee per realizzare un Municipio 4 del futuro, tra virgolette. Questo non ha nessun vincolo dal punto di vista amministrativo, è solamente un'iniziativa che adesso è abbozzata, poi magari lo faremo insieme alle varie commissioni, anche di fare un percorso con tutto il Consiglio di Municipio e con le associazioni che vorranno partecipare, però secondo me questa è una delle direzioni che possiamo seguire e che a quanto pare vengono anche poi gradite dal territorio. Se ci sono delle domande sulla questione dell'annonaria e se volete le mail che ci sono pervenute possiamo darvele. Tra l'altro è stato detto anche più volte quello che ha anticipato il Presidente Testa rispetto alla posizione dell'assessorato, è stato detto anche qui direttamente dall'assessore, perché l'assessore Rozzi è venuto qui e ha detto che direttamente non si può avere un contatto tra il municipio e la polizia locale, né l'annonaria né tanto per quanto riguarda neanche i sopralluoghi per gli attraversamenti pedonali, perché io ho problema anche per far mandare gli attraversamenti pedonali chiedere il sopralluogo, perché devo passare dal centro, il centro poi elabora quando ha tempo la mia mail, perché chiaramente gestiscono tutti quelli dei nuovi municipi, e poi qualcuno scrive qui al piano di sopra, dove io ho l'ufficio al primo piano, al secondo piano c'è un funzionario che deve andare a fare un sopralluogo, e prima che arrivi la notizia da quello che mi sta al piano di sopra passa magari un mese e mezzo, se non di più, perché deve fare il giro dal centro, deve passare dall'assessore, deve passare dal comandante e poi deve tornare indietro. A me questa cosa sembra assurda, io lavoro nel privato e se il mio amministratore delegato vedesse un giro del genere io finirei fuori dalla finestra al quarto piano con tutto ciò che ne consegue. Nel pubblico purtroppo in questa situazione, con queste volontà politiche, non è così e non ci possiamo fare niente. Grazie. Grazie assessore. Ho visto che sono arrivati altri due commercianti, volete prendere la parola? No. Ecco, adesso invece una domanda la pongo io. Allora, voi avete parlato di rastrelliere appunto nel punto dove ci sono le bancarelle della frutta e verdura. Ma ipotesi, adesso mi veniva in mente, al posto della rastrelliera, un cartone, ad esempio, i classici cartelli pubblicitari, quelli a scorrimento moderni, eccetera. Cioè, ipotesi, venisse messo una cosa, con la pubblicità magari di qualche vostro negozio, cioè non so, scorrimento, per dire, sto chiedendo. No, con la pubblicità dei loro negozi. Così che sì. No, grazie a voi, ma solo per una cosa, una banalità, che vedete sempre a un macello, perché in dubbio, ma sulla banalità dei furgoni parcheggiati, il divieto di sosta clamoroso. Da noi, ho visto in quartiere, da noi abbiamo fatto con una richiesta stupidissima col comitato sicurezza di quartiere, l'avevamo seguita mandando una richiesta di far uscire su una curva, parcheggiavano i furgoni tutti i giorni impedendo il passaggio, era una questione di viabilità complicata, hanno mandato in effetti per 3 giorni, sono usciti i vigili, non parcheggia più nessuno, quindi non possiamo banalmente fare una segnalazione del genere?
per far uscire dei privati che passeggiavano tutti i giorni nella stessa situazione, persone normali che sbagliavano, no, che sbagliavano, lo facevano assolutamente volontariamente, no, però si possono stare tre giorni di multe. Prende la parola, ma mi imbarazza questo signore, io sono un cittadino normalissimo, quindi non me la sento neanche di verificarmi all'anello rosso che mi manda tutto il giorno. Ma quello che diceva Pastore prima, non è che lui diceva dava contro le forze dell'ordine, no, o comunque no, no, chi peraltro per sistemare. Io le posso garantire che in quel pezzo di strada che entra nel controviale di Corso Loni, sì, dove c'è la colonnina, sì, poi che va sotto con l'ascensore, sì, del metro, lì ci sono un fiorino bianco e due api verdi da X anni. Ve lo posso firmare, io ho un negozio proprio davanti con le foto. E le hanno fatto le foto 2 settimane fa. La mia non è regolare. Il problema è che uno dice: ma io posso segnalarlo, noi abbiamo. No, noi, nel senso, noi segnaliamo, però ad esempio quando, perché il grosso problema, segnalazione a parte del municipio, magari il grosso problema, attenzione, allora il problema, io se prendo una, mi perdoni, se io parcheggio male, prendo la multa, ma la casa pago la multa e sono a posto. Qua stiamo parlando di persone indigenti, stiamo parlando di persone che non sono italiani, perché no, nessuno, certo, però se sono parcheggiati lì da N anni, no, abbandonati, c'è anche una rimozione, ma sono magazzini nei quali loro, quindi mettono senza assicurazione, senza cose, probabilmente, quindi no, esatto, quindi un veicolo abbandonato è, che sì, ma in zona non è che non abbiamo vigili, girano, possono vedere, lo vedono oggi, finché lo vedono domani, finché non hanno, non si interessa a fare questo. Il nostro grosso problema non è che io perdo soldi, no, se ho gli ambulanti o la bancarella, non mi interessa, io lavoro, no, lo, no, stesso, no, ma quello che a me ultimamente dà fastidio, che negli anni la cosa è peggiorata, siamo in Porta Romana, dove c'è una porta, ci sono le mura, c'è stato fatto un lavoro, no, ma parliamo solo di degrado, non bello, di accanimento. Io certamente di fronte a me nel piazzale dall'altra parte dove c'è McDonald's, ogni giorno, adesso c'è due, forse non ci sono più, perché se lei guardava tutto McDonald's fuori era tappezzato da indiani che vendono le sciarpe da una parte, gli indiani che vendono le cover dall'altra, due bancarelle con i due furgoni, uno siamo giù dalla strada e uno su. Quella piazza è inguardabile, perché poi lasciano schifezze e tutto. Dopodiché hanno il permesso, va benissimo, io non dico che, però non credo che hanno un permesso per salire col furgone davanti a McDonald's, perché quando io faccio un evento davanti al negozio, devo chiederlo 3 mesi prima, se sale la, ma devo fare il disegno dell'architetto che guarda dall'alto, se metto il furgone devo stare attento che furgone è, devo dare la targa e tutto quanto, quindi voglio dire, dall'altra parte ci sono delle condizioni che secondo me sono sicuramente non in regola. Allora io chiedo, ma non da commerciante, da cittadino, perché io parlo anche con gli inquilini che sono nella casa dove sono io, tu. Io chiedo semplicemente che venga messa in condizione l'altra parte di avere una situazione più umana. Assolutamente. Dopodiché, se hanno i permessi, devi avere però una bancarella giusta, con la tenda giusta. Non devi avere quelli che c'è gli anni permessi, sono anche loro. Cioè, ci sono quelli che hanno i permessi. Poi dopo, se non puoi salire, sono tutti abusivi, come si diceva, si fa una sorta di dissuasori che possono permettere di impedire, di andare, di fare. Posti biciclette dall'altra parte, cancello dalla città. Lo so, ma infatti il problema è questo, che politicamente siamo qua dove... No, nel senso che la scelta del movimento e tutto, però politicamente, perché di là è un'altra amministrazione, e quindi alla fine ci si trova... Si chiede quello. Mi sa di sì. Noi facciamo parte del municipio. Cacciateli, cacciateli. No, ma infatti. Chiediamolo, cioè se si può chiedere, si può fare, chiediamolo. Nel senso, nella parte di qua... Sì, dite, invece di fare la cosa...
Stavate chiacchierando voi e noi chiacchieravamo più o meno, ma qua nel civico dispari, quindi vuol dire municipio 4, i grossi problemi ci sono stati un mese fa, quando c'era quello che vendeva gli arancini, quello che vendeva le fragole, che comunque arrivavano alle 8:30 e fino alle 10 erano lì, non si muovevano. Quando so che l'itinerante, tutto sommato, sì, ma l'itinerante sta lì 2 ore, non può fermarsi. I problemi sono nel municipio 5. E quindi facevano giornata dalla nostra parte, nel municipio 4, perché era uno davanti all'edicola, un altro c'era quello che vendeva i vestiti, l'altro che vendeva le verdure e l'altro che vendeva le fragole sul marciapiede. Sono a posto, allora vedi, già parlare qua. Non so se gli ho dato un cittadino dove c'è l'intesa. Erano tutti lì. Dove c'è l'intesa è 4, moratori. Sì. E lì sono praticamente c'erano 3 bancarelle, una davanti alla quella, adesso basta, adesso sono più tanti transitori, ci sono. Frutta c'è sempre, la frutta c'è, quindi voglio dire, però il grosso problema per quanto mi riguarda visivamente è di là, quindi l'altro vale, quello grosso di qua si può sistemare 2 o 3 cose, va benissimo, è una roba. Cioè, è già più facile di qua. Okay. La sala congiunta con Cini. Congiunta. Infatti, Traversa, stavo parlando di adesso, vedevo anche. Io rifarei, infatti, se fosse. No, perché stasera l'abbiamo convocata e voglio sapere anche le problematiche generiche, eccetera, appunto, della situazione in Porta Romana. Purtroppo, come è già successo precedentemente, avevamo fatto una volta una commissione su Corso Indipendenza, ve lo ricordate? E avevamo avuto anche lì il discorso della congiunta nella vecchia amministrazione, perché è metà 3. Io direi infatti che sarebbe il caso convocare anche appunto la commissione del municipio 5, proprio perché almeno faremo tutta una cosa insieme, cioè tratteremo totalmente il discorso. Lascio un attimo la parola a Bianco, poverino, e poi al signore. Poverino Bianco, dai! Facciamo una offerta sul conto. Bianco, che di nome di Bianco, scusami, è da mezz'ora che sei. Cioè, almeno Bianco non. Mi avete prevenuto indicando le cose che volevo dire. Comunque, giusto per ribadire, e dalle foto emerge chiaramente il problema più grosso è proprio dal lato 5. Ciò non esclude che sicuramente si può spostare da una parte o dall'altra, perché oggi io non ritengo che sia una soluzione plausibile quella di spostare tutto l'armamentario del Bike Me, anche perché il Bike Me comunque ormai è stato segnato sulle tratte, no, ma finisco con l'intervento. Secondo me, per esempio, un elemento invece da considerare, che però riguarda l'area del municipio 5, quindi proprio lì dove c'è la torretta dell'MM, è riqualificare quel tratto, per esempio, con una parte a verde, che oltretutto manca. C'è da verificare la fattibilità con i sottoservizi, perché sotto c'è la metropolitana. Però diciamo che aiuole di piccole diciamo, di piccole dimensioni quanto a profondità di solito si possono fare, oppure si possono fare quei veri interventi dove si usano i vasi sopra livello per occupare con qualcosa che qualifica esteticamente, che occupa lo spazio e quindi non permette un altro tipo di utilizzo di quello spazio, e quindi magari unisce capre e capre utilizzando anche degli sponsor che sicuramente potrebbero essere disponibili a inserirsi in un contesto qualificato come può essere quell'area, che in realtà l'area è assolutamente di pregio. Inoltre volevo dire che sicuramente qui c'è una rappresentanza dei commercianti, manca la rappresentanza dei cittadini, ma giustamente sono stati citati, cioè anche i residenti sicuramente non hanno piacere ad avere sotto casa un souk o comunque un qualcosa che non è definibile come un mercato di qualità. Quindi immagino che questo aspetto di decoro, di qualità, debba essere visto da entrambe le parti, quindi non solo per la parte commerciale, che ne può avere un danno anche, tra virgolette, non credo concorrenziale vista la qualità dei negozi che sono lì installati, però di immagine, ma anche per chi ci vive, perché comunque per la mattina si dovrà confrontare appunto con il mezzo che è disposto in strada in modo abusivo, che è anche pericoloso perché lì c'è una zona di attraversamento, quindi quelli che avete fotografato, che sono tutti infilati in un'area dove non devono essere posteggiati, creano disagio sia ai movimenti veicolari sia a quelli pedonali. Quindi chiudo dicendo che è inaccettabile che non possiamo parlare con la polizia locale, cioè su questo tema è assolutamente il caso di riconvocare la non area, che peraltro abbiamo convocato, cioè abbiamo
all'altura delle maestatici, non c'entra, ma l'anno aria l'avevate convocata e aveva parlato delle tematiche relative, ben mi ricordo, ai centri massaggi, agli altri temi. Allora io cercherei di insistere per chiamarla e parlare anche di questi temi, perché comunque dobbiamo proprio chiarire, giustamente come dice Rossella, se sono abusivi oppure no, perché allora sono diverse le strade da percorrere. È inevitabile comunque che anche se fossero regolari si deve riconsiderare il tipo di impatto che hanno sulla questa è la mia opinione. Lascio un attimo però la parola alla signora Cianci. Tutto volevo dire che già abbondantemente, perché facciamo parte del municipio 5, sì. Abbiamo comunicato alla polizia locale del municipio 5, eccetera, eccetera, tutto quello che avviene giornalmente. Soprattutto poi il venerdì è una roba indescrivibile. E c'è il mercato in via Crema. Capito? Però prima, allora. Da Piazza Medaglie d'Oro fino ad arrivare in Corso Lodi al 2 è invivibile. Ma io ho una mia teoria, che quel diciamo assembramento che c'è quotidianamente al di là del venerdì che c'è il mercato è figlio del degrado, no, certo. È un'estensione del mercato, no, e del fare i propri comodi che fanno anche i venerdisti, allungano il mercato, ma di fatto non sono autorizzati e non sono operatori. E questi sono proprio. Io, scusate, allora io volevo chiederti una richiesta alla commissione. Allora, siccome si parla sempre di presidio del territorio, no? E i commercianti secondo me sono fondamentali nel presidio, non a caso quello che succede, il succo di cui si è parlato, è dalla parte del municipio 5, non tanto perché lì ci sia più spazio, perché forse addirittura davanti all'ottico, davanti al civico 1 c'è più spazio da noi, ma il tema è che lì probabilmente il McDonald's si occupa di ciò che accade fino alla propria porta e fuori no. Sfido chiunque a mettersi con una bancarella di 45 metri quadri davanti al negozio di Andrea piuttosto che all'ottica del signore, piuttosto che alla Città del Sole. Cosa farebbe? Perché secondo me almeno il commerciante che direttamente lì esce e qualcosa gli dice. Quindi questo presidio è importante. Io adesso non so se è possibile, se riusciamo a farlo, magari cerco di impegnarmi anch'io e contattare con Francesca e direttamente la proprietà, cioè la McDonald's, per vedere se ci mandano magari il direttore, qualcuno, per capire un attimino anche loro come vivono questa situazione, perché effettivamente è chiaro che non hanno nessun tipo di responsabilità, per carità, nessuno dice questo, però è anche vero che una collaborazione anche da parte loro nella gestione in modo un po' più ordinato, insomma, delle nostre vie, dei nostri quartieri, potrebbe essere cosa fattiva, come fanno i nostri commercianti che sono qua oggi. Quindi è possibile avere anche la documentazione? Sì, che lascio un attimo intanto la parola che me l'ha chiesta. Sì, innanzitutto per ringraziarvi, perché ci avete dato modo di esporre i nostri problemi, le nostre istanze. Poi per puntualizzare due cose, è vero che le fotografie che vedete oggi sono della zona 5, ma la zona 4 è quello che soffre tutto il disordine, come stava dicendo l'assessore. Le bancarelle, che non si sa se sono lecite o meno, in realtà non dovrebbero essere, io non mi spingo a dirlo perché io sono semplicemente un commerciante della zona, però quando è arrivata la nonaria qualcuno è scappato e qualcuno è andato via, per cui non credo che abbiano tutti i permessi. Per quanto riguarda il municipio 5 ce l'hanno il permesso per 8 metri, ma quelli li avete visti in altura, sono 30. Quello che chiediamo è proprio una risistemazione ordinata dell'ambiente, questo porterebbe sicuramente meno disagio. Per il resto, grazie, io so che il primo gradino è questo ed è il più importante, perché se qui non prendete a cuore l'argomento non se ne fa niente, resterà tutto così, al di là di quelle che possono essere le lamentele, le rivoluzioni, le manifestazioni di piazza. I cittadini sono tutti con noi, non mi ricordo chi l'ha chiesto, nella mail che abbiamo mandato al municipio in persona del presidente ci sono le firme di tantissimi cittadini che abbiamo anche qui. Potremmo raccogliere ancora di più, ma abbiamo fatto tutto velocemente per poter mettere in piedi l'argomento, per poterne parlare. Però veramente tutta la cittadinanza è con noi e Porta Romana è
penso la conosciate, è un quartiere molto geloso di se stesso, per cui la gente è tutta con noi e la gente, vi garantisco, sarebbe tutta con voi se ci date una mano. Grazie. Io ringrazio il signor Pastore, se siete d'accordo, come ha detto l'assessore Celestino, ci attiveremo per contattare anche McDonald's, ma in più vorrei sentire il Municipio 5 per fare una convocazione congiunta, per il semplice fatto che dobbiamo prendere delle iniziative per ristabilire un po' l'ordine sulla piazza, sarebbe il caso appunto di condividerlo insieme, come ha avuto il consigliere Bianco l'idea delle aiuole eccetera della zona 5, vorremmo sentire anche gli altri consiglieri appunto. E quindi per me il prima possibile adesso prendiamo i contatti con i riferimenti. Grazie mille. Grazie.